con grande piacere che vi presento il nuovo allenatore. Gioia. Chi la sponderà la risposta al termine di questi 90 minuti? Serata di grande calcio, ancora protagonista sui canali EA Sports, per non perdersi nemmeno un istante. Un saluto da parte mia e di Lelia Dani. Se volete sapere come andrà a finire, rimanete con noi. Si apre una nuova stagione di serie BKT, torneo capace di regalare spesso match combattuti e intensi. Zampano. Buon pallone filtrante. Palla che resta lì dopo la respinta del portiere. Ha avuto coraggio qui, giocata spettacolare che poteva meritare miglior fortuna. Muoli dalla metà campo in avanti, via la società, devo dire che l'ha contentato, perché questo ragazzo ha grandi, che occasione, deve approfittarne. Incredibile, traversa, non è finita, qui colpisce il palo. Direi che non è fluido nella corsa. Bisoli, gran palla dentro, palla che finisce sul palo, rimbalza. Occhio qui alla ripartenza. Torre Grossa!
super parata qui. Ottimo tiki taka qui. Respinge la conclusione. Occhio a Quagliarella. Occhio da lì. 1-0. La cambia in questa maniera. Possiamo rivedere. Guarda un'altra angolazione. Guarda come l'ha portata Belpia. È uscita fuori una conclusione secca, potente, di 60 secondi. Kusher si mette col corpo tra palla e difensore. Attento il portiere che smetta. Muovono bene il pallone. Prova con questo lancio in verticale. E c'è il gol! Che reazione! Subito dopo aver subito hanno trovato la rete. Fa il giorno del mezzo, grande protagonista il portiere su questa Quagliarella. Aspetta la verticalizzazione, buona idea. Pisoli, e c'è il gol che cambia tutto, sono avanti adesso a poco dal termine. Una voce gelata per la formazione avversaria. Vedremo se avranno la forza per abbozzare una reazione, chi è? Possono trovare il gol del pari, attenzione. Senza problemi qui il portiere. La ferma. C'era la spinta del portiere, azione che non è finita. Portiere che ha risposto. Tocco vincente, ha sbagliato il portiere e lui ha colpito. Pomeriggio di grande calcio, rigorosamente live su questi schermi, è tutto pronto, si attende solo il segnale dell'arbitro. Un saluto agli amici all'ascolto, con me come sempre Daniela Dani. Torno alla Serie B, campionato protagonista quest'oggi. Mi aspetto una partita spettacolare, Lele. Carica il tiro, si distende il portiere ed evita guai. Non era una parata particolarmente impegnativa. Va centralmente. Palla che finisce sul fondo. Può essere il gol del vantaggio. Eccolo qui, 1-0, si sblocca il match. Vedremo come cambierà ora la partita. Gli avversari dovranno scoprirsi un po' di più se vogliono recuperare. Buono qui il giro palla. Va per la porta. C'è la rete e salgono a più due, raddoppiano. Sostengono la manovra qui. Occhio a Quagliarella. Occhio all'occasione per riaprire il match. Il portiere dice di no. Quagliarella. Tiro deviato. Può venire fuori qualcosa di importante. Lascia partire il tiro. Sta per farne un altro, ma il portiere. Tifosi caldissimi, pronti a trascinare la propria squadra quest'oggi. Aumenta di decibel sulle tribune. Bentrovati amici da parte di Piero Gepardo e Lele Dani, pronti per il commento. A prendersi la scena oggi è la Serie B Cappattino. Cerca il taglio e trovano subito il gol che sblocca la partita. Partenza a raggio per loro.
doppia Quagliarella. Cerca la profondità con questo tocco morbido. Ha sfoderato una parata super qui per salvare la sua porta. Cirenti ha il supporto dei compagni. Occhio al tiro, palla deviata e intervento decisivo. Palla in area di rigore. Ottima parata del portiere. Va centralmente. Il portiere con la punta delle dita lanza. A Tenucci. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione! Hanno trovato il pareggio a poco dalla fine. Nuvole, bellissima giornata, dovrebbe guadagnarne lo spettacolo. Vi danno il benvenuto Pierluigi Pardo e Lelia Dani di nuovo insieme per raccontarvi le emozioni di questo match. Torna alla Serie B, campionato protagonista quest'oggi. Girare benissimo il pallone. Attaccante è pressato, attenzione. Voleva davvero. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Gol, si blocca il risultato. Lungo l'out, la tiene col fisico in attesa dei compagni. Buon intervento difensivo, un gol bellissimo, ha calciato di prima intenzione, traiettoria fantastica. Stanno letteralmente dominando il gioco, fanno correre a vuoto gli avversari, giro palle veloce ed efficace. Ancora lui non sbaglia, secondo gol personale. È stato un vero incubo per loro. Scelto anche oggi la frequenza di EA Sports. Pierluigi Pardo e Lele Dani prontissimi per il commento. Serie B protagonista oggi. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. Mette palla in profondità per il compagno. Può far gol da lì. Possono sfruttarla per andare in vantaggio. E si sblocca dunque il risultato. La mette in mezzo. Che gol fantastico! Ha trovato la rete con una volée spettacolare. Prosegue la sua avanzata. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Palla sul palo, non è finita. C'è la respinta, pallone ancora buono. Suggerimento interessante. Quagliarella! Palla che è sfilata sopra la traversa, la potenza c'era, mancava solo un po' di precisione. Palumbo prova questo lancio in verticale e il pallone finisce in rete. Pazzesco, hanno trovato il vantaggio a poco dal 90esimo. Gara che non finisce di stupirci. Non ci credo, Pier, hanno tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe dar loro la vittoria quando nessuno ormai ci credeva più. Promette scintille, tutto è pronto per 90 minuti di grande intensità. Un saluto agli amici all'ascolto da parte mia, di Pierluigi Pardo e come sempre di Lelia Dani. Occhio da lì, primo gol del match, hanno cominciato alla grande. Si avvicina all'area. Possono pareggiare. E c'è il gol, arriva dunque il pareggio.
Pallone profondo, pericoloso. Ha il pallone buono, vediamo cosa combina. E il pallone entra ed è gol. C'è spazio per andare. Buono qui il giro palla. È arrivato dunque il gol del pareggio. Luca Mazzitelli, devono sfruttare questa occasione se vogliono trovare il gol partita. E il pallone finisce in rete, pazzesco, hanno trovato il vantaggio a poco dal 90esimo. Gara che non finisce di stupirci, non c'è. Occhio, un pallone importante per chiudere la partita, attenzione!